Allora, ci siamo qui, Giorgio Vladimir Luxuria, sta per passare questa legge finalmente, un piccolo passo indietro per l'umanità, ma noi siamo contenti perché finalmente nero su bianco possiamo discriminare, giusto Vladi? No, non è giusto, dai, vediamo il bicchiere mezzo vuoto. Giusto. O mezzo pieno. Non lo so. Secondo me tu lo prendi mezzo pieno. Secondo me mezzo pieno, mezzo vuoto, questi si bevono tutto. Bene, allora diciamo, anche per quello che riguarda le famiglie arcobaleno, questa legge non permetterà di tutelare i loro bambini, ma io dico, è giusto che a questo punto li restituiscano? Come sani, tu dici? Sì. Non ve ne abbiamo rovinati, sono nuovi per i riprodotti. Ma hanno detto che se c'è ancora lo scontrino sono in garanzia e gli danno i soldi indietro. Visto che dicono che li comprano. No, la verità è che... non è ancora la vittoria finale questa, ma è comunque un passo importante, non si può negare che è un passo importante, finalmente. Però dobbiamo lanciare un hashtag, vero Porello? Lanciamo un hashtag. A chi? Adesso la regia manderà questa sovraimpressione. Eccola, diritti simili, perché è vero che ci assomigliamo tanto, ma uguali non siamo. Beh, non siamo uguali. Siamo uguali. Io e te secondo me... Non lo so. E che bagno vai tu? Bagno tu. Ma a proposito di questo, secondo te è giusto che oggi qui non ci siano le travestite? No, non è giusto, non c'è manco una travestita oggi non qua. Non ce ne abbiamo manco una, guarda. No, l'importante è che noi delle famiglie tradizionali... Devo andare a vedere se c'è la Sant'Anchè, però. Se c'è lei può restituire un po' di presenza. Di mascolinità. Giusto. La quota fucsia. Va benissimo, io ti ringrazio intanto, okay. Abbiamo diritti simili, quindi... Sì, sta per andare via il satellite, c'è l'ultimo cartello. C'è l'ultimo cartello, regia qual era? Che dice sì alla... Ah, eccolo, questo l'ultimo, però. Sì alla discriminazione. Sì, è vero, anch'io sono favorevole alla discriminazione, dobbiamo discriminare gli stronzi. Beh, brava, grazie Vladi, ma lontano perché ho paura che mi cantaggi. A presto, ciao!